Il Pedibus Smart supporta il pedibus tradizionale attraverso le nuove tecnologie. Quindi prima di tutto ci dobbiamo chiedere che cos'è un pedibus tradizionale? Il pedibus si tratta proprio di questo invito che viene fatto ai bambini di raggiungere la scuola con modalità sostenibili, quindi a piedi, e viene fatto con l'accompagnamento di due adulti volontari, solitamente sono genitori piuttosto che nonni. La comodità del piedibus la trovo sul fatto che posso evitare di prendere la macchina. Se arrivo all'ultimo minuto non ho la fretta di uscire di casa perché comunque c'è questo appoggio del piedibus, quindi so che va al punto di ritrovo, trovo l'accompagnatore, sono sicura anche tranquilla che non va a scuola da sola. Va a scuola comunque accompagnata da un adulto e in più si ritrova con i suoi amici, fanno la strada insieme, chiacchierano, si divertono e sono tranquilla da casa. E la consiglio a tutti, sia per i bambini che per i genitori stessi, insomma, quindi è una grande opportunità. E l'utilità del piedibus è, diciamo, è fondamentale per noi genitori, perché ci permette di far sì che il bimbo vada in un ambiente protetto, vada a scuola a piedi, che non guasta mai, e quindi diciamo conosce anche il risvolto positivo dell'ecologia. E dei bambini è un passo importante, iniziare ad andare a scuola da soli è un passo importante anche verso la responsabilizzazione del bambino stesso. La tecnologia ci aiuta in questo senso, nel senso di avere più tempo con i bimbi. A Trento, in Trentino e in altre parti d'Italia il Pedibus Smart esiste già. Cosa abbiamo fatto in FBK? Abbiamo cercato, attraverso le tecnologie, di dare supporto soprattutto agli accompagnatori, che sono la chiave del successo del Pedibus. Come funziona? Ogni bambino ha nello zaino un tag, un beacon Bluetooth Low Energy. Di fatto fa le veci di un sensore di prossimità. Questo sensore di prossimità permette al volontario di vedere apparire sullo schermo dell'applicazione il bambino quando è sufficientemente vicino, e quindi fa fondamentalmente check-in sul Pedibus in modo automatico. Da quando poi c'è l'applicazione, il vantaggio sicuramente è non avere la carta tra le mani, la teca che spesso veniva dimenticata, la penna che cadeva per terra durante il percorso, il disordine del momento, e soprattutto anche avere a disposizione i contatti dei genitori molto facilmente, in maniera molto immediata, se dovesse accadere qualcosa lungo il tragitto o a scuola, insomma. Quindi credo sia veramente un vantaggio, io lo trovo molto comodo, avendo poi provato entrambe le possibilità. Come dire, ai bambini proporre un ruolo attivo da protagonista, ovvero chiedere proprio ai bambini di essere loro cittadini di oggi, a cambiare anche i loro comportamenti, ovviamente in accordo con la propria famiglia, con i propri genitori, però dire: voi stessi potete dare un contributo per l'ambiente, per la vivibilità delle nostre città.